Al compiersi dei 150 anni dalla dichiarazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa Cattolica, fatta dal Beato Pio IX, l'8 dicembre 1870, Papa Francesco ha dichiarato l'8 dicembre 2020 l'anno Giuseppino, l'anno di San Giuseppe. Benvenuti a questa serie di video sulla figura di San Giuseppe che iniziamo oggi. Accompagnateci ogni primo mercoledì del mese per una riflessione su San Giuseppe. Salve a tutti, io mi chiamo Tiago, sono membro della comunità Maradentro della missione di Lugano. Oggi siamo qui presso la chiesa del Sacro Cuore ed ecco che oggi vogliamo condividere con voi alcune riflessioni sulla lettera apostolica Patris Corde del Santo Padre Papa Francesco su questo silenzioso santo che pur non parlando nulla nei Vangeli ci dice tanto. Seguiteci oggi in questa via di scoperta nella figura di San Giuseppe. Egli era un umile falegname, promesso sposo di Maria, un uomo giusto, sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua legge e mediante ben quattro sogni. Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazareth a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla perché altrove non c'era posto per loro. Fu testimone dell'adorazione dei pastori e dei magi, che rappresentavano rispettivamente il popolo di Israele e i popoli pagani. Dopo Maria, Madre di Dio, nessun santo occupa tanto spazio nel magistero pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. I predecessori di Papa Francesco hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli per evidenziare il suo ruolo centrale nella storia della salvezza. Il Beato Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa Cattolica. Il venerabile Pio XII lo ha presentato quale patrono dei lavoratori e San Giovanni Paolo II come il custode del Redentore. Il popolo invoca come patrono della buona morte. La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli si pose al servizio dell'intero disegno salvifico, come afferma San Giovanni Crisostomo. San Paolo VI espressa che la sua paternità si è espressa concretamente nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta, nell'aver usato dell'autorità legale che a lui spettava sulla Sacra Famiglia per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro, nell'aver convertito la sua umana vocazione all'amore domestico, nella sovraumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità, nell'amore posto a servizio del Messia germinato nella sua casa. Nella sua lettera apostolica Patris Corde, Papa Francesco presenta San Giuseppe con oltre sette titoli quali sono: primo, Padre amato, perché è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese. Secondo, padre nella tenerezza, perché sicuramente Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe, gli ha insegnato a camminare tenendolo per mano. Era per lui come il padre che solleva un bambino alla sua guancia, si china su di lui per dargli da mangiare. Il terzo, padre nell'obbedienza, perché la sua risposta fu immediata, quando si destò dal sonno fece come gli aveva ordinato l'angelo. Con l'obbedienza egli superò il suo dramma e salvò Maria. Il quarto, padre nell'accoglienza, perché Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive, si fida delle parole dell'angelo. La sua nobiltà dal suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge. Il quinto, padre dal coraggio creativo, perché egli è il vero miracolo con cui Dio salva il bambino e sua madre. Il cielo intervenne fidandosi dal coraggio creativo di questo uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando alloggio dove Maria possa partorire. Il sesto, padre lavoratore, perché San Giuseppe era un carpintiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro.
l'ultimo settimo padre nell'ombra, perché lo scrittore polacco Jan Dobraczynski, nel suo libro L'ombra del padre, ha narrato in forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell'ombra, definisce la figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l'ombra sulla terra del Padre Celeste. Tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che quasi passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine. Lo scopo di questa lettera apostolica e di questa nostra serie di video è quello di accrescere l'amore verso questo grande santo, per essere spinta a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie, la nostra conversione. A lui rivolgiamo la nostra preghiera. Salve custode del Redentore, sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio e in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Vi ringraziamo per aver seguito questo video. Siete già devoti di San Giuseppe? Lasciate qui nei commenti la vostra testimonianza riguardo a questo grande santo. Condividetelo con altre persone affinché la potenza dell'intercessione di San Giuseppe sia conosciuta da altri. Dio vi benedica e ci vediamo nel prossimo mese per un nuovo video su San Giuseppe.